È per me un piacere e un onore invitare nella sede di TELT i visitatori alla scoperta della nostra collezione sulla epopea del traforo e dei trafori del Frejus. Vedrete quello che hanno fatto i nostri padri. Alle mie spalle vedete un tabellone dove c'è la cronaca dal 1990 ad oggi della vicenda che stiamo vivendo. Alle pareti ci sono i disegni di Sommeie, Grattoni e Grandis. Dietro di me c'è il genio alato del monumento al Frejus realizzato nel 1881 dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti e finanziato dalle società operaie di tutta Italia per celebrare questa epopea del lavoro che fu lo scavo del tunnel del Moncenisio. Qui ci sono messaggi, testimonianze che mescolano il passato con l'attualità. Sarà una visita nella storia, ma anche nel progetto che noi stiamo realizzando, e quindi il messaggio è che l'avventura continua. Senza radici gli alberi non stanno in piedi e senza radici le persone non hanno il senso dell'identità di chi sono. Il modo più semplice per far conoscere questo spessore storico, queste radici, è raccoglierle. Quindi la volontà di TELT di raccogliere storia di quest'opera e dei suoi antefatti nasce da questa volontà di dare un senso al futuro partendo dalla consapevolezza delle radici. La collezione che ora vedrete in gran parte è costituita da un insieme di incisioni dell'Ottocento che io avevo radunato e che riguardano la storia di come si passasse dalla Savoia al Piemonte, prima attraverso il Moncenisio e poi attraverso le strade ferrate. Le incisioni dell'Ottocento che si trovavano nei giornali illustrati, nelle riviste, sono delle xilografie, cioè dei legni, e queste incisioni venivano addirittura usate da molti giornali europei contemporaneamente, cioè la stessa incisione veniva poi venduta a giornali francesi, prevalentemente Le Monde Illustré, L'Univers Illustré o L'Illustration, al famoso giornale inglese Illustrated London News e a giornali italiani. Metà dell'Ottocento non era possibile altrimenti passare se non attraverso il Moncenisio, il che voleva dire d'inverno trovare la neve sul valico del Moncenisio ed estate comunque dei carri, delle diligenze che avevano le ruote d'estate e degli slittoni d'inverno che permettevano di andare da Lens-le-Bourg, che è dall'altra parte in Savoia, vicino a Modane, e fino a Susa, passando il valico del Moncenisio. Quindi alcune incisioni che noi abbiamo qui ci mostrano proprio questi slittoni al momento della partenza, i quali tra l'altro molto spesso portavano anche dei bagagli oltre che dei passeggeri. Durante i lavori per lo scavo della galleria del Frejus, cioè tra Modane e Bardonecchia, un ingegnere inglese, Fell, si propose per fare una ferrovia aerea che salisse fino sulla vetta del Moncenisio. Questo permetteva di valicare le Alpi in un tempo rapidissimo rispetto agli slittoni che si usavano prima, di cui abbiamo già parlato. Questa ferrovia era in parte a cremagliera, qui avete delle incisioni in cui la si vede molto bene, saliva fino al colle del Moncenisio e soprattutto aveva dei vagoni stranissimi per cui le panche su cui hanno seduti i passeggeri erano lungo la parte, lungo il treno, cioè non erano messi come i sedili, i vagoni di un vagone normale, e i finestrini erano altissimi perché siccome passava vicino a dei precipizi si temeva che soffrissero di vertigini i passeggeri. Nei 3 anni in cui è stata in funzione la ferrovia Fell sul Moncenisio c'è stato pure un grave incidente con dei morti, e difatti abbiamo qui un'incisione in cui si vede la disgrazia avvenuta. D'altra parte la ferrovia non era destinata a durare nel tempo, però questo aveva naturalmente aggravato la situazione.
Quando si iniziano i lavori del traforo nel 1857 e si concluderanno nel 1870 e verrà inaugurato nel 71, la piccola comunità di Bardonecchia, dove c'era un borgo vecchio con pochi paesani, non c'era nessun albergo, diventa improvvisamente come la Cape Canaveral del 1960-61, quindi il più grande cantiere tecnologico del mondo. Questo avviene in parallelo con un altro grande cantiere che cambierà il destino degli uomini, delle merci e quindi il destino universale del nostro globo e dello scambio dei commerci, che è il taglio dell'Istmo di Suez. Ma il taglio dell'Istmo di Suez ha creato molti minori problemi. Tra Bardonecchia e Modane, invece, si realizza la più importante opera tecnologica di tutto l'Ottocento. Le collezioni, oltre che le bellissime immagini xilografiche, comprendono alcuni documenti che sono importanti per narrare la storia di come si sono svolti gli eventi. Il bardonecchiese Giuseppe Francesco Medail ha l'idea per primo di come risolvere attraverso un traforo delle Alpi il problema dei trasporti non solo tra il Piemonte e la Savoia, ma tra il nord dell'Europa, la Francia, e il porto di Genova, tagliando fuori tra l'altro il porto di Marsiglia e il flusso commerciale del Rodano. Il progetto del 1841, che è qui in copia originale, autografato dallo stesso Medail, è del 20 giugno del 1841. Qui abbiamo un altro documento importantissimo, che è la convocazione da parte della Gran Cancelleria del re Carlo Alberto, dello stesso Medail, che viene preso quindi molto sul serio, pur essendo soltanto un organizzatore di trasporti. Qui poi, infine, c'è anche il parere della Camera di Commercio di Chambéry dell'anno dopo, che dice: veramente questa è un'idea eccezionale, va perseguito questo progetto perché cambierà il destino non solo delle nostre vallate, ma anche il futuro del Regno di Sardegna. Quando nel 1868 fu inaugurato la ferrovia Fehl, erano già in corso dal 1857 i lavori per lo scavo. Tutta questa parte di stampe a vario titolo ci mostra questi lavori, cioè a volte abbiamo delle stampe in cui si vede la macchina perforatrice, gli operai al lavoro, altre volte abbiamo il paesaggio dove stavano scavando la galleria. Abbiamo delle planimetrie della galleria, altre volte gli incidenti che sono avvenuti, anche lì ci sono stati una quarantina di morti durante lo scavo della galleria, o addirittura i ritratti di sommelier e di grattoni, quindi gli ingegneri che erano alla base del progetto. Ma a volte ci danno delle immagini delle località che il treno, che sarebbe poi potuto passare da Modane a Bardonecchia, avrebbe visitato, quindi delle vedute di Ulx, dei paesi che erano lungo la strada ferrata. Il progetto del tunnel del Frejus nascondeva però alcune insidie sul piano tecnico e tecnologico di straordinaria rilevanza. E questo viene ben spiegato quando viene presentata la legge al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri Cavour, il quale finisce per chiedere un vero e proprio atto di coraggio e di fede anche nel progresso tecnologico che si sarebbe sviluppato in futuro. Certamente le tecnologie previste all'inizio dei lavori erano ancora inadeguate, soprattutto lo scavo dei fori da mina era assolutamente perfettibile. E col sistema pneumatico si riesce poi a perfezionare la macchina perforatrice con i progetti di Germano Sommeyer, soprattutto per creare questo sistema di aria compressa che veniva trasportata da oltre un chilometro fino al cantiere, fino allo scavo. E questo è stato veramente il grande problema che si è dovuto superare e che ha portato a un'accelerazione del cantiere. Tant'è vero che i lavori che erano previsti all'inizio di una durata di oltre 40 anni si riducono prima a 25 e poi infine avremo il cantiere finito e la ferrovia inaugurata dopo soli 14 anni. È stato un cantiere all'avanguardia anche sul piano della salute dei lavoratori, degli operai. Il sistema d'aria compressa non solo favoriva lo scavo dei fori dove inserire le mine, ma anche la depurazione dell'aria, per cui veniva aspirata tutta l'aria inquinata dall'esplosione delle polveri da sparo. E ci fu un unico incidente dalla parte francese dello scavo e della galleria. L'altro problema che si è dovuto risolvere sembra banale, non è mai riportato nei testi di storia. Si pensava che la galleria si sostenesse da sé con lo scavo nella roccia. Questo non era vero.
ma non era possibile realizzare una foderatura, per così dire, in pietra, perché i costi sarebbero stati esorbitanti e non c'erano cave di pietra nella zona. Per cui si dovette ripiegare sull'argilla, ma non si trovavano, non c'erano cave d'argilla in zona. Fu proprio il parroco di Bardonecchia che individuò i terreni, essendo lui geologo che conosceva dove c'era argilla in sufficienza, e questo favorì il fatto di risparmiare più e più milioni, come dice nelle sue memorie. L'altro cantiere era quello del legno, la grande segheria di Bardonecchia, di cui esistono ancora delle eredità in qualche modo, ha fornito tutti i materiali. Quindi pensiamo a un cantiere dove lavoravano quasi 4.000 persone, 2.000 da una parte, 2.000 dall'altra, e questo ci dà l'idea di qual è stata l'impresa, dei problemi che si sono dovuti risolvere, che sono stati risolti. In questa sezione delle collezioni è documentata la fortuna tra gli studiosi, gli scienziati e i giornalisti della divulgazione scientifica dello sviluppo di questo cantiere. Comincia all'inizio del 1861 con la visita della Balta e Baruffi in Alta Valle di Susa, che si reca presso il cantiere e ci racconta come da un lato il borgo di Bardonecchia era ancora un borgo di montanari, dove la gente era vestita il giorno della festa di Sant'Ippolito, la festa patronale, ancora con il tricorno, il codino e le culotte e le calzette di lana. Poi qui c'è un'opera importantissima di Felice Garelli del 1864, che mette proprio in paragone da un lato del cantiere del Frejus e dall'altra il taglio dell'istmo di Suez. Più avanti ci sono due lettere autografe del ministro Louis de Sambrois de Nevache in corrispondenza col presidente del Consiglio dei Ministri, che parla appunto di come il cantiere del Frejus avesse incidenza sulle ferrovie della Valle di Susa. E poi alla fine c'è il volume del Covino, importantissimo, che ci racconta tutta la ferrovia da Torino fino a Modane. Questi lavori erano fatti sia per la divulgazione delle tantissime persone interessate, ma ad esempio nel caso dell'abate Baruffi lui sarebbe andato poi a Ginevra a parlarne al convegno internazionale degli scienziati. Quando nel 1871 fu inaugurata la galleria Modane Bardonecchia, furono fatte degli documenti straordinari. Ad esempio, trovo straordinario questo panorama, si chiamavano panorama in francese, ed erano dei dépliants, questo è lungo più di 4 metri, dei dépliants i quali stavano chiusi in un astuccio che noi qui abbiamo, e si potevano poi aprire per seguire il percorso da Modane a Torino, avendo tutte le indicazioni delle gallerie, dei lavori fatti, della geografia proprio della Val di Susa. Questa è una cromolitografia, mentre le altre sono delle xilografie, e per esempio una famosa rivista francese, Le Monde Illustré, pubblicò dentro la rivista, ripiegata, questa bellissima incisione in cui si vede tutta la valle tra Modane e Bardonecchia, le Alpi, sotto le quali era stata scavata appunto la galleria. Il momento dell'inaugurazione nel settembre del 1871 fu un avvenimento straordinario. Abbiamo delle incisioni molto interessanti perché ci mostrano quante persone siano andate a vedere il primo treno che passavano, cioè è stato un fatto popolare. Qui ci sono varie incisioni, tra cui quelle relative al monumento che fu costruito qualche anno dopo, mi pare nel 1879, in Piazza Statuto a Torino, per celebrare la galleria del Frejus. Tra queste incisioni, vedete, abbiamo per esempio delle interessantissime incisioni di Torino, perché al momento dell'inaugurazione fu fatta una festa in cui fu ricreata una specie di finta galleria, finto imbocco della galleria di Bardonecchia, con tutta la gente che guardava, e la stazione di Porta Nuova illuminata a giorno, quindi un avvenimento popolare. E l'ultima incisione molto interessante è questa, perché nel 1873, quindi 2 anni quasi dopo l'inaugurazione, ci fu una grande esposizione universale a Vienna. E all'esposizione di Vienna il padiglione italiano fu costruito ricostruendo di legno l'imbocco della galleria. Talmente era importante questo fatto. È bene ricordare, nell'ambito del ricordo dei festeggiamenti, dei segni che sono stati lasciati a Torino, 2 episodi importanti. Il primo, quando il Circolo degli Artisti
insieme all'Accademia Albertina, ha voluto dare un segno nel Carnevale del 1870, presentando questo enorme padiglione dietro il Palazzo Madama in Piazza Castello, che era alto 29 metri, con delle statue più che a grandezza naturale, e nel quale padiglione veniva illustrato al popolo, e furono quasi 45.000 i visitatori, il panorama che si sarebbe visto percorrendo l'intera via della Valigia delle Indie, cioè da Modan fino al passaggio dell'Istmo di Suez e fino ad arrivare al Mar Rosso. Vorrei aggiungere ancora sul piano artistico, perché i protagonisti sono stati sempre gli artisti dell'Accademia Albertina e del Circolo degli Artisti, circa il monumento del Freius, che non è quel simbolo esoterico che oggi si racconta nell'immaginario collettivo torinese e non, ma in realtà è proprio il genio del progresso moderno che sconfigge i titani. La parte meno convincente, si disse anche in allora, era forse quella del questa montagna di pietre e di sassi, che pare poco congruente, poco artistica, ma in realtà si volle proprio questo, perché furono tutti i massi trasportati direttamente dagli scavi del traforo. L'ultimo documento di questo, che mi piace chiamare museo perché è veramente un museo, è questo manifesto, quindi una cromolitografia del 1891, quindi successiva di un ventennio all'inaugurazione della Galleria del Fréjus, che è la pubblicità degli Chemin de Fer Paris-Lyon-Méditerranée, cioè da Parigi al Mediterraneo, usando la galleria di nuova costruzione. Vedete che in alto si vede la galleria, l'imbocco di Bardonecchia, quindi il treno che arriva dalla Francia e esce a Bardonecchia, dopo c'è Torino con la Mole Antonelliana, Firenze, poi in basso Napoli, perché era Genova anche, tutto il viaggio verso l'Italia passando attraverso questa nuova creazione. Come giusto che sia, questa visita non può che concludersi con il ringraziamento a chi l'ha resa possibile. Questa collezione che noi abbiamo raccolto, che abbiamo esposto, è il frutto di una raccolta di due collezionisti, Pietro Gondolo della Riva e Marco Albera, dell'aiuto, del suggerimento culturale che ci è venuto da Roberto Antonetto. Quindi a loro il grazie e la certezza, la rassicurazione che la loro raccolta qui da noi è non solo ben custodita, ma è anche un'occasione per essere conosciuta.